Nella versione 2020.2, Tableau ha rilasciato la possibilità di aggiungere avvisi o warnings sulla qualità dei dati altamente visibili. Questo significa quindi che ogni avviso o alert che andrò ad aggiungere risulterà molto, molto evidente e molto chiaro. Per mostrarvi questa funzionalità, andrò ad aprire un workbook di esempio ed entrerò nella visualizzazione. Quello che mi aspetto sarebbe quello di avere una sorta di alert appunto all'interno della visualizzazione abbastanza visibile. Al momento non vedo nulla. Se torno indietro, forse non tutti sanno che si potrebbe sempre consultare il Data Sources, quindi in questa tab. Oppure eventualmente anche il lineage. Il lineage è essenzialmente un add-on che è stato rilasciato da Tableau e fa parte di quello che è il data management. Quindi per meglio evidenziarvi quello che Tableau ha aggiunto con questa release, è quindi la possibilità come amministratore o come proprietario di un dataset di aggiungere degli alerts che però siano più visibili e quindi non solamente dal lineage o dal data source. Per mostrarvi ciò andrò a posizionarmi negli external asset, dove appunto avrò il mio collegamento workgroup a quello che è il mio workbook di esempio. E da questa piccola icona qui in alto, Data Quality Warnings, in questa colonna mi aspetterei di trovare appunto delle icone che mi evidenziano se c'è un alert su un DB o meno. Al momento è vuota, quindi significa che non ci sono alert. Quindi quello che posso fare per appunto visualizzare le proprietà di questa nuova release è andare a cliccare su questi tre pallini, More Action, cliccare su Quality Warnings. E vediamo che qui si apre una nuova interfaccia. In qualche modo possiamo andare a flaggare l'opzione di Enable Warning, quindi andiamo ad abilitare gli avvisi. Possiamo quindi qui selezionare che tipo di avviso vogliamo che Tableau ci mostri, in questo caso mi va bene Warning. Poi andiamo anche a flaggare appunto quella che è l'opzione Enable High Visibility, ovvero avvisi ad alta visibilità. E infine abbiamo lo spazio di, abbiamo diciamo, la possibilità in questo spazio qui in basso di aggiungere un breve commento. Andrò semplicemente a scrivere test warning. Andiamo a salvarlo. E subito andremo a vedere come Tableau ci evidenzia qui in alto come sia stata appunto creata un nuovo alert, quindi Data Quality, un workbook updated. Possiamo chiuderlo e l'icona compare finalmente in questa colonnina. Quindi avremo questo triangolo con il punto esclamativo sul mio DB di esempio. In realtà questa funzionalità diventa in qualche modo ancora più potente e più utile nel momento in cui andiamo a riconfigurarci, a riposizionarci su quello che è il mio workbook di esempio. Quindi torno all'interno della mia visualizzazione. E nel momento appunto in cui entro all'interno di questa, vedrò come prima un warning qui in alto, in blu, che posso andare a chiudere, ed inoltre un'icona su quello che è appunto i data details, i dettagli sui dati alla base sottostante. Se clicco, posso vedere qui
sulla destra, come si apra un riquadro che mi dà informazioni appunto su quello che è il workbook, il nome del progetto a cui appartiene il workbook, l'autore e il tipo di warning e in qualche modo il data source alla base. Quindi è proprio una sorta di alert molto coerente, quindi perfettamente in contesto con quello che è il mio workbook di esempio. Se andiamo a cliccare su questa piccola crocetta, andiamo a in qualche modo far scomparire il riquadro che possiamo sempre però consultare cliccando sul data details. Ovviamente questa feature è molto importante per motivi di trasparenza sui dati e in qualche modo in quanto ci consente sempre di avere una sorta di overview se ci sono errori su campi o su calcoli o se abbiamo qualsiasi tipo di problemi a livello di database, quindi ad esempio se un refresh non sta funzionando correttamente e quindi se i dati non sono aggiornati. Ed è particolarmente rilevante per quei business in cui i dati ovviamente possono cambiare molto, molto velocemente.